Dopodiché, all'interno della tariffa, è vero che avete fatto copia e incolla con la giunta precedente, non vi siete applicati a capire. Faccio solo presente che noi abbiamo delle altissime, intanto non si capisce quando è, da queste carte che ci avete dato, quanto è a carico delle utenze domestiche e quanto a carico delle utenze non domestiche. Negli atti non c'è della regola, quindi anche questo è una carenza abbastanza grave. Dopodiché le nostre aliquote domestiche sono tra le più alte del comprensorio. Ma quello che voglio far notare è che invece delle scelte si potevano fare anche, si potevano fare anche sulle utenze non domestiche. Se pensiamo che qui si penalizza il commercio in sede fissa applicando i massimi delle aliquote e dei coefficienti, i coefficienti che determinano il limite, e i minimi per gli ambulanti, per il mercato. Questa è una scelta politica, non è copia e incolla, questa voi state votando, è una scelta politica. Noi penalizziamo, pensate un po' le esclusività di chi ha concepito, e voi le state confermando, tariffe massime per chi ha il ristorante con albergo, minime per chi ha solo il ristorante, sapendo che l'albergo è per più buono. Cioè io trovo in maniera veramente superficiale affrontare il tema delle cose senza partire dall'organizzazione, dalla riorganizzazione del servizio, e quindi anche da quest'anno iniziare. Poi non parliamo delle facilitazioni che possiamo dare alle cose. Quindi la faccio breve, noi non partecipiamo alla votazione, poiché riteniamo l'atto iniziato, non in presenza del piano finanziario così come disciplinato dalla norma, e assente nel carteggio depositato dalla Casa Comunale per il Consiglio.
vota contrario? 1. Chi si astiene? Si vota anche l'immediata esecutività della. Chi vota a favore? Chi si astiene? E chi vota contrario? Richiamato l'articolo 1,639 della legge 27/12/2013 numero 147, istitutivo a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'imposta unica comunale, che si compone dell'imposta municipale propria, IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili, TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti, TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti dell'imposta unica comunale, al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali, visti i commi da 639 al 704 dell'articolo 1 della legge numero 147/2013, che nell'ambito della disciplina dell'imposta unica comunale contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI. Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 446/1997, la disciplina per l'applicazione dell'aiuto, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettività difficoltà di delimitare le superfici dove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Visto l'articolo 52, commi 1 e 2 del decreto legislativo 446/1996, i quali stabiliscono che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibile, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigente. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Visto l'articolo 53, comma 16 della legge 23/12/2000, numero 388, come modificato dall'articolo 27,8 della legge 28/12/2001, numero 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote delle tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1,3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, numero 360, recante istituzione di un addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali. È stabilito, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Visto il comma 704 dell'articolo 1 della legge 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, istitutivo della TARES. Visto l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno 29 aprile 2014, Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2014 numero 99, avente ad oggetto ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014. Visto in particolare l'articolo 14,22 del decreto legislativo 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle deduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive dei rifiuti speciali, ai quali applicare nell'obiettività difficoltà di delimitare le superfici dove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo. Considerato che a norma dell'articolo 13,15 del decreto legislativo 201/201 del 2011, a decorrere dell'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,2 del decreto legislativo 446 del 1997. Comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, vera diffida da parte del Ministero dell'Interno con il blocco fino all'adempimento dell'obbligo, l'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovuto agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52,2 terzo periodo del decreto legislativo numero 446 del 1997. Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale di cui i rifiuti sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014, per quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative, visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente requisito, acquisito in ottemperanza dell'articolo 239,1 lettera B, numero 7, del decreto legislativo numero 267/2000, ritenuto di approvare il suddetto regolamento.
prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014, inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'imposta unica comunale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,2 del decreto legislativo 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviate per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,3 del decreto legislativo numero 360/98, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. Di dare altresì atto che, per quanto disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di determinare le tariffe del tributo e della relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione. Siamo alla votazione. Sono solo quelle esclusivamente di legge, non ci sono scelte, sono
Dipende solo dalla norma, questa se non vale altre, lo appunto capire, se non ci sono. Quelle previste dalla legge. Come? Quelle previste dalla legge. Previste dalla legge, quindi non interveniamo in nessuna maniera, diciamo, in maniera più puntuale. Questo, ed è un dispiacere che non si possa fare. Poi una cosa che non capisco per spiegare, se è possibile, perché si approva prima, cioè la delibera che viene approvata precedentemente, è frutto di questo regolamento? No, allora. Cioè perché si vota prima le delibera? La prima è stata l'istituzione dell'imposta. Anche l'imposta. Dell'istituzione, quindi si vota prima l'istituzione e le conseguenti tariffe e poi il regolamento di quella appena istituita. Per questo volevo che non questa regolarità. Sì, ma anche massimo. Una logica se quello deriva da questo ragionamento. È stato fatto già l'anno scorso, quindi è stato fatto da tutti i comuni. Sì, sì, no, ma chiedevo perché deve. In un fatto logico deve stare difficile comprendere, evidentemente. Non è meglio appunto. Ci possiamo chiedere se deve questa cosa del primo regolamento prima l'imposta, però a questo punto si inserisce proprio se non esce l'imposta, bisogna arrivare a stato decimo. Anche perché adesso dover dire voglio fare un emendamento. Una richiesta di emendamento sulle riduzioni è impossibile perché avendo approvato il piano finanziario per la riduzione, se capisco bene non è possibile farlo, perché l'abbiamo già approvato prima, non si può fare. Io penso che l'emendamento lo posso fare in qualsiasi modo, bisogna poi vedere se viene votato o no. No, certo, chiaramente l'assemblea è sovrana, no, perché io penso che in questa situazione in cui siamo arrivati, però un segnale. Non dovremmo dare, io vedo la maggioranza valutare che il nostro emendamento che istituisca una riduzione per le case del centro storico che di fatto fanno la raccolta differenziata porta a porta e tutti quanti, insomma penso che tutti i gruppi politici e tutti i civici che si sono confrontati in campagna elettorale hanno dato una grande attenzione diciamo al centro storico sapendo che la vita è molto disagevole. Quindi la loro valorizzazione e come dire, l'impopolamento passava anche attraverso lo sgravio diciamo, di alcune tribù. Io ritengo che anche qui dovremmo dare un segnale, visto che è l'unica parte del territorio che fa la raccolta porta a porta, ahimè, come dicono poche persone, cioè lo storico ovviamente anche con pochi risultati, però quel poco di risparmio che noi otteniamo dalla raccolta differenziata in termini di conferimento mi sembrava giusto mettere una premialità, per questo è significativo ed è indicativo anche del futuro. Io ritengo che la raccolta differenziata non sia solo un valore ambientale, comportamentale, ma sia soprattutto un valore economico. E mi auguro che anche nel proseguo diciamo, l'amministrazione tenga presente questo aspetto, quindi per quei cittadini che svolgono quell'attività, diciamo, di raccolta porta a porta, secondo me sarebbe un ben segnale se nell'approvazione diciamo, delle riduzioni di questo punto, diciamo, non so se qua nell'articolo 22 diciamo, o seguenti, si possa inserire anche un'aliquota marginale, visto che stiamo parlando di cifre aleatorie, così come ci è stato riferito molto grossolane, visto che il piano finanziario è presso a poco, visto, beh, introduciamo magari un elemento. Noi proveremo un ulteriore 10% di detestazione della libera, dopodiché questo ovviamente è aperto al confronto, però penso che sia un bellissimo segnale se a quei cittadini che risiedono nel centro storico e che svolgono l'attività di raccolta differenziale porta a porta, Consiglio Comunale dell'Artena desse questa premialità, insomma mi sembrava una cosa doverosa. Insomma. Per il resto, ripeto quello che ho detto prima, c'è il regolamento. Ovviamente insomma è quello che è, mi sembra, avendole consultati alcuni mi sembra sia un po' fotocopia, l'unica cosa che potevamo un po' personalizzare attraverso la riduzione, però ci è sembrato di capire che. Posso chiedere una cosa alla nostra vita, è una riduzione, un'esenzione, non ho capito una riduzione gli abitanti del centro storico. Quindi non è il 10%, ma mi ha insegnato poi, voglio dire, può essere anche il 5, io ormai, cioè non avendo il piano finanziario. Non avendo il piano finanziario, quindi non potendo dire puntualmente cose che mi sarei aspettato, nel centro storico ci sono 1000 metri quadrati, ci abitano 7 famiglie, con 6 avrei dovuto fare una proposta misurata per quel luogo. Non avendo avuto questa possibilità, perché il piano finanziario, io mi invito sempre a rileggere l'articolo 17 per i consiglieri che vedo poco partecipare alla discussione,
questa fase, diciamo, almeno diciamo, dare un segnale per chi già svolge l'attività porta a porta, non capendo neanche però quanto impatto ovviamente, questo è ovvio quanto impatto, diciamo, su tutto il genere, però come ci ha riferito, che noi siamo in un fatto di, come dire, di aleatorietà delle cifre, che abbiamo finanziato, tra l'altro, scorgendo qui ci sono delle cifre variate anche in Cecaglia, io penso che sia un bel segnale se il Consiglio Comunale ha un emendamento a favore dei cittadini del Cecaglia. Grazie. Sì, allora la parola. Sì, per quanto riguarda anche il regolamento, comunque il discorso non si discosta molto dall'approvazione delle tariffe, perché comunque anche qui, come dice giustamente la legge che parla in modo molto chiaro, la TARI è destinata a finanziare integralmente il costo del servizio di raccolta e dello smaltimento a carico dell'utilizzatore, cioè se costo totale è di 100, poi dagli attresi dobbiamo pretendere 100. Adesso se non paga magari un po' meno il centro storico piuttosto che qualcun altro, alla fine sempre 100 deve essere, quindi questo 100 va a gravare su qualche altro cittadino. Allora io ritengo che sia più opportuno fare un discorso generale, perché quando mi dici che a te la raccolta funziona, io non so se magari allora la raccolta differenziata, Fabrizio, a te non ci abbiamo neanche l'uso ecologica. La raccolta differenziata non può, secondo me, neanche minimamente pensare di essere chiamata così senza avere l'elemento principale, che ritengo che senza di questo non si possa fare, che è l'uso ecologica. Quindi a te la parola di raccolta differenziata, secondo me, è un parolone. I cassonetti che stanno per strada penso che tutti sono visibili, non è che io voglia additare nei confronti di chi gestisce la raccolta oggi dei rifiuti, però che a te la dire, la raccolta differenziata c'è e funziona, secondo me io sarei ben felice, ben lieto di questo, purtroppo non è così. È vero che l'anno scorso io ho votato a favore di questa tassazione e della TARES, ma è vero anche che il Consiglio fatto il 30 settembre non prevedeva neanche all'orizzonte di 4 giorni che il sindaco si fosse dimesso. Questo cosa vuol dire? Il sindaco prese parola in consiglio e dichiarò in consiglio che Atena aveva in atto un progetto che da lì, quindi dal 2013, al prossimo consiglio comunale si sarebbe parlato di abbattimento di tassa sui rifiuti. Quindi io su quei buoni principi ho votato a favore. Quindi è stato questo il motivo per cui io non è che ho votato a favore perché ne andava quella sera in pari con la maggioranza. Però vedendo il sindaco che chiedeva appello, perché insomma, aveva un numero abbastanza stremizzito di consiglieri, chiedeva appello al sottoscritto, anzi anche un contributo, perché senza presunzione, mi spoglio di ogni mia presunzione, al sottoscritto per far sì che questo progetto venisse messo in atto in breve termine, mi sono sentito parte integrante per quel progetto e ho dato il mio parere favorevole. Purtroppo dopo 4 giorni penso che a tutti è noto, come fu in accelserino, il sindaco è dimesso e siamo tutti quanti con così la scatola in mano. Questo per dire il motivo per cui in quell'occasione ho votato a favore di quel punto. Ad Atena è vero che la tassa sul rifiuto è la tassa più alta, ma è vero anche che stiamo alzando la raccolta differenziale, quindi sempre ritorniamo. Gli altri comuni, Dariano e tanti altri comuni, posso parlare ad esempio di Cave, di Montelanico, di Frascati, di Palestrina, di Cave, è vero che sicuramente avranno qualche millesimo di percentuale più basso del nostro, una raccolta differenziata che si avvicina al 25-65%. Noi oggi a Atena siamo forse al 3-4%, che alza un po' questa lancetta soltanto il centro storico, perché nelle contrade noi andiamo a gravarci con questi cassonetti anche dei rifiuti che vengono a conferire dai paesi vicini, perché giù è la raccolta differenziata, poi la scarica Grazia, Magna Rossa e Fiorello, Valmontone fa raccolta differenziata, l'Ariano fa raccolta differenziata e scarica Monte Vallevera, Macere e Curupro. Quindi noi in discarica, oltre che pagare il nostro indifferenziato, paghiamo anche quello che da parte dei comuni vicini la mattina quando passano i pendolari o vengono furgoni carichi di rifiuti speciali e a volte anche un po' pericolosi, Ethernet e quanto altro che stanno rimpetto le nostre campagne, fanno questo perché Atena è l'unico paese che ancora sono stati i cassonetti, e secondo me ogni cassonetto è un amico di scarica. Quindi qui il problema va oltre le nostre più rosee aspettative, non è che è un problema circoscritto e limitato. Quindi questo problema va sicuramente affrontato, è il nostro interesse, è l'interesse dei cittadini artenesi, è l'interesse di tutti affrontare, perché se si abbassa la tassazione pago
io li devo, non è che io pago più degli altri, gli altri più di me. Quindi l'interesse è comune a tutti. Però torno a ripetere, se non si cambia modo di gestire il rifiuto, questo purtroppo non si può fare. La gente è anche stanca di vedere che qualche assolente magari conferisce plastica, conferisce vetro e conferisce carta, poi passa lo stesso autocarro che carica tutti e tre i cassonetti insieme. Voglio dire, qua nessuno porta il naso orecchino, quindi dobbiamo in qualche modo formare, dobbiamo in qualche modo informare, ma dobbiamo anche pretendere che il consorzio, che sia Lazio Ambiente o chi che sia, che gestisce il servizio, dia una risposta al cittadino, che oggi non c'è, oggi non possiamo fare miracoli, perché se gestire il rifiuto, come la legge dice, e ripeto, la TARI è destinata a finanziare integralmente i costi, cioè il comune non può mettere una quota extra del servizio di raccolta e smaltimento a carico dell'utilizzatore, quindi ognuno deve pagare per quello che alla fine il comune produce, per l'intero territorio. Quindi io non vedo sgravi, io sarei ben lieto di fare uno sgravio a favore di qualcuno, di qualche... non si può fare. Per il momento purtroppo non ci sono questi, la coperta o copriamo la testa o copriamo i piedi, non è che se mettiamo una tariffa ridotta a un'attività, poi c'è l'altro attento che paga di più e viceversa, quindi a mio avviso l'unico solco da seguire, poi se ce n'è qualcun altro migliore indicarlo, ma penso che l'unico solco da seguire oggi è la raccolta differenziata e la terra, ripeto, siamo non in netto ritardo, dobbiamo ancora partire. Incentivazione a partecipare attivamente alla raccolta stessa e
premio, tra virgolette, a chi abbia questa parte, diciamo così, fondamentale della nostra città, affrontando anche qualche scomodità, non è semplicissimo, non è facile applicare il centro storico della nostra città. Quindi vorrei che tu declinassi meglio questa proposta, a che livello dobbiamo inserire questo punto all'ordine del giorno. Intanto inserita come nel regolamento, ovviamente, così come tu poc'anzi dicevi, nel senso di prevedere un articolato specifico per il centro storico e quindi una detassazione rispetto alla riforma. Chiaro, questo io lo comprendo, che avendo applicato le tariffe, ovviamente dovreste ricordare sulle tariffe, però si può trattare in un ordine del giorno, cioè una raccomandazione, perché il sito lo diceva. Cioè, in sede di bilancio, come avete approvato un piano finanziario un po' aleatorio, a mio avviso, perché ci sono diverse componenti non chiare, ce lo dice anche leggendo quello del Gaia, ci sono delle condizioni variabili, in assestamento lo si può vedere. Tra l'altro, il piano finanziario serviva a capire proprio questo, cioè quanti nuclei, quante persone, eccetera. Quindi se avevamo possibilità di individuare nei prossimi giorni quante famiglie, quanto pesa il contributo della TARI degli abitanti del centro storico. Tra l'altro io parlavo, qui lo dico, dei residenti, non delle seconde case, per esempio, no? Cioè, quindi è chiaro che dobbiamo premiare chi ci vive, non chi. Quindi ecco perché non ero in condizione ora di formulare, questa cosa l'avrei fatta ovviamente in una commissione. Cioè non so come poterlo articolare, sindaco, so, qualcuno mi dovrebbe aiutare in questo senso. Perché andrebbe previsto uno specifico articolato in cui, se volete sospendiamo un attimo, lo formulo, in cui si prevede una detassazione del 10%, del 10% delle famiglie, sono appunto domestiche ovviamente, delle famiglie che vivono all'interno dell'area del centro storico, residenti, ovviamente non applicabili, insomma, ovviamente seconda casa, eccetera. Penso che quando si dica uso abitazione, no, ma c'è anche la seconda casa, però. Quindi solo per i residenti. Il problema è che la maggior parte sono seconde case di abitanti. Ma questa è una premialità a maggior valore. Quello perché sono pochi. Ma rispetto alla parte fissa, quindi. Come, scusa? Questa premialità va sulla parte variabile. Guarda, si può fare, se uno avesse il nucleo dei residenti, si abbatte la parte fissa o si riduce al 50% la parte fissa? No, la parte variabile, la parte fissa. Non si può abbassare, vabbè, la parte variabile. Esatto, allora la parte variabile lo si può ridurre, stiamo chiedendo il 10%, che è un segnale, e come voi ci avete detto che le cifre del piano finanziario non sono così certe, io non penso che stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro, lo spostamento sarà di migliaia, cioè non di centinaia ma di migliaia, sappiamo tutti quante famiglie, quelle che c'erano abitano all'interno del nucleo urbano del centro storico, non è che siano, che poi tra l'altro sono servite dalla raccolta differenziata, sulla quale concordo con quanto detto del sindaco, ma questo non è detto che noi non paghiamo il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Cioè, penso che Gaia ce lo fatturi con un servizio porta a porta, che poi sia svolto male, sia carente, eccetera. Questo aspetta noi vigilare, incentivare i cittadini a farlo, fare una prevenzione, poi anche una repressione se i cittadini non lo fanno. Cioè, per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo, che sono quelli virtuosi dei comuni limitrofi, è chiaro che ci deve essere l'informazione, la prevenzione e la repressione. Se io lo so come te, che qui scaricano i comuni vicini. Loro sono informati, e che qua vengono a portare? Lo so, però sta pure a noi organizzare una vigilanza, organizzare. Cioè questo è il compito del governo, no? Noi siamo per tanti consigli, se ce lo chiedete, a studiare anche soluzioni. Ma non è perché sia sempre stato così, dobbiamo continuare a essere così. So che è arrivato questo contributo provinciale che da anni era destinato per l'isola ecologica, la raccomandazione ovviamente nessuna la bacchetta magica, ma penso che ci state lavorando, io mi auguro che entro l'anno quanto prima possa essere, quindi non so che devi immaginare, però insomma io penso che vi starete dando da fare in questo senso, penso che a breve potremo godere anche noi dell'isola ecologica, che si può veramente strutturare una raccolta differenziata in maniera più completa di quella che come utilizzano oggi. Però io ritengo, e di questo ne sono convinto, che se quando è partito il servizio, guardate, questo l'abbiamo messo come cittadini,
Quando è partito il servizio, anche su tutta la rete stradale porta a porta, l'abbiamo fatto tutti. Poi qualcuno ha continuato e qualcuno, diciamo così, ha regato il danno anche di quello che la faceva. Però sì, si parte, bisogna creare dei confronti, degli incontri, una comunicazione, cioè bisogna muoversi, attivare. Lì ti dicendo serve un'accelerazione, perché su questo settore si gioca parte del nostro reddito. Cioè, non è una cosa da rinviare a chissà quando. Qui da mettere in campo subito un confronto e un piano straordinario per far comprendere ai nostri concittadini che anche da subito si può differenziare. Magari solo vetro e carta, e sotto valori se sicuramente più preparato del settore, però qualcosa si può fare sin da subito, non è che non si può fare. Noi paghiamo dei servizi anche lì, che poi loro, visto che non la facciamo, si comportano male, io non lo so, però noi istituiamo un servizio di raccolta differenziata, che abbiamo i vari gassolenti, dobbiamo buttare il umido, il secco, la carta, il vetro e quant'altro. Quindi lì possiamo intervenire subito per ripristinare questo, fare subito una comunicazione ai nostri cittadini, mettere subito una vigilanza, fare subito qualche attività. Da qui a fine anno mancano 5 mesi, qualche tonnellata in meno la produrremo, qualche tonnellata in meno la conferiremo meno in discarica. Quel risparmio lo potremo destinare per una riduzione, secondo me, minima. Ecco perché la prevedo che la volete fare in assestamento, ben bene, però io penso che sarebbe una bella cosa questa premialità del centro storico. Poi guardate, io capisco che non eravate pronti sul piano finanziario, mi rendo conto perché non ci avete ragione, ma nel piano finanziario tutte queste cose era possibile farlo se era fatto in maniera chiara, così come la legge lo vuole, perché individua nel piano finanziario, va individuato i metri quadrati, quante famiglie sono, se andate su internet, ne trovate a centinaia di queste cose. Ecco perché dico che la fretta non è mai buona consigliera. Perché noi oggi volevamo discutere di fare una tariffa equa, più equa. Abbiamo perso questa occasione, la rinvieremo sicuramente l'anno prossimo, quando farete un piano finanziario degno di questo reno e potete intervenire puntualmente sugli aspetti di criticità che questo servizio comunque comporta. Tra l'altro voglio fare una domanda specifica a Loris, ho una curiosità. Se è vero che il 1,3 ha aumentato la tassa di conferimento, che c'è un aumento di conferimento. Grazie. Allora, Talone. Due o tre cose. Allora, il discorso del centro storico, così facciamo un excursus, è stato già provato due anni fa, ricordo, il consiglio fu deliberato proprio l'abbattimento della TARSU su quello che era il centro storico, su tutto quello che si stava facendo, cercando di incentivare questa raccolta differenziata. Il problema è che al centro storico, tante case sono affittate a ex comunitari, cioè abbiamo una percentuale più alta di evasione del centro storico, cioè le persone che pagano veramente oggi la TARI, ieri la TARES, qui da TARSU, sono veramente pochi, perché i residenti che vanno a pagare rispetto agli affittuari che non pagano, e quindi tutto questo non comporta un'agevolazione o un risparmio in percentuale chissà di quale cifra. Quindi è stata già provata questa cosa, mi pare che, non so se il tuo lavoro lo può confermare, è stato un po' un fallimento. Comunque, come diceva il sindaco, la vogliamo e se ne può parlare. Purtroppo oggi noi abbiamo Lazio Ambiente, che a mio avviso riesce a dare un servizio, perché al centro storico io ho visto quello che stanno facendo. Giorni non spazzano neanche in terra, giorni passano e svuotano i sacchetti dell'immondizia, i sacchetti che già sono stati recuperati, cioè non hanno neanche le materie prime proprio per poter svolgere, io parlo anche di mezzi di sicurezza del personale che opera sul territorio. Quindi noi, ripeto, confermo sottoscrivo che non prescindiamo da Lazio Ambiente il nostro progetto di raccolta differenziata. Ovvio è Lazio Ambiente, non ci dà risposte, non a noi, ai cittadini attesi, vedremo e proveremo anche altre cose. Quindi il problema, a mio avviso, più grande che oggi abbiamo è proprio questo qui. La tariffa equa, andare a studiare la tariffa equa, secondo me è sempre un discorso di raccolta differenziata. La tariffa equa, andare a vedere dentro il piano finanziario come si può fare la base, e quindi la TARI è fatta da due coefficienti, il valore fisso e il valore variabile. Il fisso dopo le metrature, le giornate per le metrature. E da lì non si prescinde, perché la casa è quella, la variabile sono le persone, sono la percentuale della raccolta differenziata. Quindi anche poi la variabile, ma anche la variabile rispetto alla parte fissa è il 20%, forse neanche arriva. Quindi
calcolando le persone, calcolando la percentuale della quota differenziata, alla fine parliamo del 20, massimo 30%, che oggi purtroppo non si può applicare perché ripeto che stiamo a zero. Noi non è che non funzioniamo perché la gente, io vedo che i cittadini stanno anche oltre, perché io vedo persone che si impegnano, persone che si sacrificano, spazi di casa per fare una raccolta differenziata, per mettere dentro casa i contenitori. Il problema poi è a monte, chi fa il servizio non fa il servizio, non c'è questione ecologica, se oggi la gente deve smaltire un armadio piuttosto che un qualsiasi ingombrante da casa, non sa dove portarlo, chiama il numero verde arriva dopo 4 giorni, dopo 3 giorni, dopo 7 giorni, e sta armadio con un problema la gente lo porta e lo porta su per strada, con tutti i cassonetti. Quindi secondo me, e secondo tutto quello che ovviamente con tutto il consiglio partecipi, non è che una scelta della maggioranza soltanto, la raccolta differenziata è il futuro, da qui non si prescinde, però dobbiamo dare gli strumenti ai cittadini altresi affinché la facciano e la facciano bene, perché già una volta è partita, secondo me male, non possiamo permetterci il lusso oggi di fare un secondo start-up e partire peggio di prima. Grazie. Perché dicevo, se noi lo fate in questi termini e poi lo valiamo al primo
la decisione se abbiamo una delega di gruppo, studiate la popolazione insieme all'ufficio che ci possa permettere di acquisire una struttura e poi, come dire, trasformarla in fatti concreti, magari in fase di assestamento, perché se ci manca un censimento delle prime case del centro storico, come facciamo a dire che a tutti diamo dei 500 in pensione? Daremo 10% a tutte le prime case, credo si possa fare secondo me adesso a ottobre, non è che non c'è di assestamento. Però intanto raccogliamo la regolamento questa indicazione da parte dell'opposizione, cioè metterei quindi fare la riunione, presentiamo la fondazione stasera. Il nostro regolamento è un regolamento che abbiamo sul mare luce, votiamo proprio la nuova popolazione, vedete, calato nell'articolo, secondo l'articolo, concertato con gli uffici di deputati del bilancio, non sono una cosa contraria, tutto si può fare. Però dobbiamo avere anche la ricerca, cioè le case, quali sono le prime case, chi appartiene a questa istituzione e come declinare la meglio del regolamento. Io non ho nulla da incontrare in questo, però facciamolo. Questo porta un problemino tecnico, ve lo dico chiaramente. È chiaro che se andiamo a fare una gestione che sia del 5, del 30 o del 10 sulla parte variabile del centro storico, questa somma che noi andiamo a ridurre deve ricadere sul totale degli altri cittadini, quindi tutta la fatturazione. Scusa, può essere anche un risparmio eventuale, cioè scusate, voi io capisco tutti, però se lo fai in assestamento, quando in assestamento vediamo se il costo dei Natali c'è il costo di più, perché se Natali ripeto, per me non partecipo al voto perché vedo che i numeri sono nell'anno, però sì, spero di sbagliarmi, perché spero di sbagliarmi io per i cittadini, spero di sbagliarmi io perché vuol dire che spenderemo. Quindi se spendiamo di meno non c'è bisogno di rettificare su nessuno, no? Se c'è un po' di recupero di evasione lo assorbe, perché se scopriamo qualcuno in questo periodo chiaramente gliela mettiamo nell'anno, che non è conteggiato, perché voi ripetete che poi l'anno scorso se scopate ci sono tante di quelle variabili, che non è che dobbiamo dire che per forza di Spagna lo facciamo pagare a ciò cittadino, creiamo la guerra civile, cioè. Non è una segnalità di Spagna. Raccogliamo questa raccomandazione, fate la riunione da domani alle 10 di mattina, come declinate l'articolo concertato anche con i tecnici, possono consumare dal 5, 6, non mi ricordo, il giovedì venerdì prossimo, portiamo la modifica del momento, abbiamo approvato questa raccomandazione, questa declinazione, poi se è chiaro di essere stato fatto da tutti. Noi che c'è un euro che permette a questo centro storico magari di avere questa piccola agevolazione che a mio avviso è giusta. Poi è chiaro che se ne diceva il partito, speriamo invece non farsi rinviare nessun altro, perché o abbattiamo i costi o rendiamo la platea dei contribuenti ancora meglio, voglio dire, magari aumentiamo questa percentuale, abbassiamo pure la tassazione a carico dei grandi piani che abbiamo tutti che stanno nel centro storico. Però mi pare giusto che questo di attenzione verso il centro storico debba essere formalizzata all'interno del regolamento. Siamo d'accordo così? Quindi a voi, mi raccomando, speriamo di fare la mia di tutto. Chi vota favorevole? Quinto punto all'ordine del giorno, analisi di gestione 2014-2016, relazione previsionale e programmatica. Ma in principio abbiamo la relazione di premesso che sulla base di quanto esposto dai comuni primo e secondo dei commi primo e secondo dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Rilevato di essere degli articoli 170 e 171 del richiamato decreto legislativo
atteso che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono stati predisposti dall'organo esecutivo ed approvati con delibera di giunta comunale numero 123 del 1 agosto 2013 per essere presentati all'organo consigliare ai sensi dell'articolo 174 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Accertato che gli elaborati redatti e sottoposti per la approvazione risultano essere redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e sono stati rispettati i principi di bilancio previsti dal comma 1 dell'articolo 151 e dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Il gettito dei tributi comunali è stato previsto in relazione e applicazione delle tariffe deliberate per legge. Visto l'articolo 6,7 della legge numero 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, che prevede come per incarichi di collaborazione esterna, studi, consulenze e altri incarichi, la spesa per l'anno 2013 non possa superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009. Vista la deliberazione di giunta comunale numero 150 del 15 ottobre 2013, con la quale questa amministrazione ha adottato il programma delle opere pubbliche 2014-2016, di cui alla legge 11 aprile 1994, numero 109, e la successiva integrazione con le delibere del commissario straordinario, con i poteri della giunta comunale numero 55 del 12 maggio 2014, giunta comunale del 20 giugno 2014 e giunta comunale numero 27 dell'8 luglio 2014, che si allegano ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera T del decreto legislativo del 18/8/2000, numero 267, vista la deliberazione del commissario straordinario di approvazione del conto esercizio finanziario anno 2013, numero 4, del 24 aprile, del 23 aprile 2014, che si allegano. Vista ancora le sottolineate delibere di giunta comunale legate ai sensi di legge al presente atto, la delibera di giunta comunale numero 42 del 25 luglio 2014 di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale del 2014-2016, articolo 91 del decreto legislativo 267 del 2000, articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 165 del 2001, articolo 19, comma 8, legge 448 del 2001. Vista la delibera della giunta comunale numero 31 dell'8 luglio 2014 in destinazione della parte vincolata dei giovetti per sanzioni alle norme del codice della strada, la delibera della giunta comunale numero 33 8 luglio 2014 sulla verifica della quantità e qualità di aree fabbricate per determinare la residenza, attività produttive e terziarie e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area fabbricata. Vista la delibera confermativa dell'addizionale comunale IRPEF nella stessa misura adottata nell'anno 2013, come risulta da atto di giunta comunale numero 35 dell'8 luglio 2014, gettito che risulta essere iscritto sul previsionale finalizzato al miglioramento dei servizi locali. Vista la deliberazione con la quale sono approvate per l'esercizio 2014 le tariffe per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura e percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, giunta comunale 32 dell'8 luglio 2014. Vista la delibera di giunta comunale numero 30 dell'8 luglio 2014, con la quale sono state determinate le somme da richiedere